Di gelati artigianali ce ne sono più o meno tre livelli. Livello pessimo. Il gelato viene fatto prendendo dei preparati in busta. Non dobbiamo fare nient'altro che mettere queste grandi buste e la loro polvere in un mantecatore, aggiungere acqua ed ecco il gelato. Naturalmente sarà un prodotto estremamente ricco di additivi, addensanti, coloranti, aromi. Pessimo. Secondo livello, l'artigiano utilizza un cosiddetto neutro, cioè degli additivi che servono per aiutare a creare la struttura, degli addensanti sostanzialmente. Infine esiste il vero artigiano, un professionista che sceglie le materie prime, non usa additivi e produce un gelato clamoroso. Questi vanno premiati. E come li riconosciamo? Beh, semplice. Espongono gli ingredienti dove non troviamo nessun additivo. Ma anche da lontano, i loro prodotti non saranno mai voluminosi, estremamente colorati. Non saranno neanche troppo numerosi. Perché un vero artigiano, quando ha fatto una decina di gusti, già ha fatto un bel lavoro. Questo è il vero gelato artigiano. Gli altri sono solo delle pallide copie. E buon appetito a tutti.